Uno, siamo in diretta! Ciao amici, ciao a tutti, come state? Allora, oggi la diretta me la faccio da casa. Vediamo se si vede bene. Aspetta, che sistemiamo qua, che oggi siamo senza cameraman. Vediamo se la mia impalcatura funziona. Allora, sì, in teoria vedete tutto il tappetino. Speriamo. Come state? Tutto a posto? Io spero voi stiate bene, io sto bene. Ho provato a mascherare un po' la cucina perché non mi piaceva farvela vedere. Ok, la musica si sta scaricando, su più bello, era troppo bello perché tutto andasse dritto, arrivo subito, Porcaccia la musica. Un pochino di musica ci voleva, cioè adesso non possiamo fare proprio senza. Eccoci. Oh, molto bene. Carica, anzi, carica. Quindi, oggi ci prepariamo per questa pratica casalinga, visto che alternativa non c'è. Sono contenta di fare questa diretta, quantomeno mi sono dovuta tirare un po' fuori, perché se rimango a casa poi mi trascuro, non mi trucco, mi sono truccata per voi, perché è proprio un cesso. Vabbè, detto questo, vi auguro una buona pratica, spero di essere il più precisa possibile. E niente, ci prepariamo, talloni al bacino. Ginocchia aperte all'esterno, ci aiutiamo con le mani ad aprire un po' i glutei per sentire bene la spinta degli ischi a terra. Le spalle ruotano indietro, apriamo bene il centro del petto, indice pollice a contatto con i gomiti che stringono bene vicino al tronco come se lo volessimo incorniciare. Il mento rimane parallelo a terra, chiudiamo gli occhi e iniziamo a fare i piccoli movimenti di assestamento per sistemare bene la posizione a terra, trovare bene il centro. Sto oscillando un po' a destra, un po' a sinistra, un po' in avanti e un po' indietro. Unisco bene le scapole dietro, rilasso i tratti del viso, la cute si rilassa, la fronte, gli occhi sono morbidamente appoggiati uno sopra l'altro, le labbra cadono, insieme alle guance, sono leggermente aperte di modo da lasciare spazio all'interno della mandibola, anche le orecchie si fanno pesanti e cadono verso il tappetino. Andiamo a ricercare tramite l'inspiro nuova energia, nuova forza vitale e tramite l'espiro svuotiamo completamente l'addome, lasciamo che tutti i pensieri che affollano la nostra mente se ne vadano dal nostro scalo mentale. L'inspiro espande il torace, riempiendo l'addome di aria, elevando la colonna vertebrale. L'espiro svuota l'addome senza crollare con la schiena, sentendo bene il radicamento dei glutei e delle ginocchia a terra. Lo scalo mentale si svuota da tutti i pensieri che l'affollano, dobbiamo andare a creare quel vuoto fertile necessario alla pratica, dove potremmo mettere un seme, un sankalpa, che potrebbe essere un ricordo felice, un'intenzione che vogliamo mettere nella nostra pratica, o semplicemente un momento di benessere per noi stessi. Quando abbiamo raggiunto la calma, con il prossimo inspiro apriamo le braccia lateralmente con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, espirando chiudiamo le mani al di sopra della linea della testa, un inspiro profondo fa scivolare le mani al centro del petto e in espiro svuotando l'addome ci rilassiamo e ci salutiamo. Namaste, benvenuti. Srotoliamo piano piano la colonna vertebrale, l'ultima che sale è la testa. Mani in appoggio sopra le ginocchia, circonvoluzioni con il capo, disegno un cerchio con il naso, inspiro, il cerchio salirà, inespiro, svuoto l'addome, mi guardo l'ombelico e il cerchio scende. Movimenti ampi, di modo da sciogliere bene il collo, le spalle, la schiena. Potete anche alzare prima una spalla e poi l'altra, ruotandola indietro. Un movimento un po' libero, è proprio il movimento di scioglimento, sempre con l'aiuto del respiro. Inspiro su,
respiro giù. Ancora tre. Ancora due. E ancora un giro completo e poi cambiamo il giro. Inspiro, guardo in alto, respiro, guardo in basso. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E ultimo. Otto. Rientriamo a centrale con il viso, appoggiamo le mani sopra le spalle, movimento alternato in circonduzione con le spalle indietro. Uno. Stringete bene le scapole indietro, movimenti ampi, muovete bene anche i gomiti. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E 8 in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In inspiro, sollevo le braccia con i palmi che si guardano, spalle lontane dalle orecchie, mano sinistra che si appoggia vicino al gluteo sinistro. In espiro, inclino verso sinistra con il braccio destro vicino all'orecchio. Inspiro, rientro al centro. Espiro, mani a terra, inclino a destra. Due, tre, flettete un po' anche il gomito quando scendete. Quattro, cinque, sei, sette, e l'ultimo, 8. Passando dal centro, inspiro qua, espiro, appoggio le mani vicino alle ginocchia, oscillando avanti e indietro con il busto, abbandono la testa e il petto verso terra, spingo bene con i glutei verso il pavimento, la testa si rilassa, le mani camminano in avanti, non ha importanza che la testa arrivi al pavimento, dove arriva, arriva. Continuate a camminare avanti bene con le dita delle mani, di modo da allungare bene la schiena e spingete indietro con i glutei. Oh, piano piano srotoliamo la colonna vertebrale, una vertebra alla volta, l'ultima che sale è la testa. Distendo le gambe in avanti, appoggio le mani dietro i glutei con le punte dei piedi, con le punte delle dita rivolte verso dietro e inizio a circondurre le caviglie e le ginocchia insieme. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, faccio il cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, distendo la schiena a terra, porto le ginocchia al petto, inspiro, apro le ginocchia, espiro, stringo bene le ginocchia verso il petto, circonduco, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo, 8, mani vicino ai glutei, movimento bicicletta in avanti, movimenti ampi, con tutta la gamba ben distesa, andate proprio con le dita dei piedi ad esplorare l'aria, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, rientro con le ginocchia al petto, spalle, braccia lungo le spalle, inespiro, cado con le ginocchia a destra, distendo le gambe in, espiro, rientro, inspiro, rientro al centro, espiro, cado a sinistra, inspiro, distendo le gambe, espiro, rientro al centro, e continuo il mio movimento, avendo cura di tenere bene la spalla opposta a terra, ruotate bene, con il bacino a destra e sinistra, sempre con l'aiuto del respiro. Ancora tre. Ancora due. Ancora uno. E ci fermiamo a destra. Da qua cosa succede? Il piede sinistro aprirà a spaccata e proverà ad andare verso la mano sinistra e il piede destro lo segue. Poi faccio il cambio, piede destro che va verso la mano sinistra e il piede sinistro mi segue. E continuo il mio movimento, 3, inspiro quando mi muovo, espiro quando cado, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8,
Rientro al centro, porto i piedi a terra, le mani in aggancio dietro la nuca. Inspiro, porto le ginocchia verso i gomiti, gomiti le ginocchia. Inspiro, distendo le gambe. Espiro, rientro. Inspiro, schiena a terra. Espiro, chiudo. Inspiro, distendo. Espiro, ritorno. E inspiro e continuo. 3. 4. 5. 6. 7. L'ultimo, 8. E rientra a terra. Ginocchia al petto, circonduco. 1, 2. Movimenti sempre più ampi, aiutatevi sempre con le mani. 4, 5, 6, 7. E l'ultimo, 8. Mani vicino ai glutei. Movimento bicicletta in avanti. 1, 2. Come state? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Rientro, ginocchia al petto, braccia lungo le spalle. Espiro, cado a destra. Inspiro, distendo le gambe. Fletto, espiro, inspiro, rientro al centro. S, cado a sinistra. Distendo le gambe. In, S, fletto. E inspiro, rientro al centro. Continuate con il vostro movimento, non vi do le indicazioni, non conto. L'importante è che curiate bene il movimento, che tentate di tenere il più possibile la spalla a terra e le ginocchia unite, di modo da lavorare bene anche con l'interno coscia, con gli adduttori. Ancora 2 movimenti. Ancora 1. E ci fermiamo tutti a destra, rientriamo a destra. Ok, da qua, distendo le gambe, piede sinistro che va verso la mano e il piede destro che lo segue. 1, inspiro quando mi muovo e espiro quando sono a terra. Inspiro al centro ed espiro, scendo. Siamo a 4, sempre le spalle a terra, mi raccomando. 5. Se sentite tanto il lavoro sull'inguine, potete vedere anche le ginocchia un pochino flesse. 6. 7. L'ultimo. 8. Rientro al centro. Ultima volta ci conduco. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E 8, mani a terra, bicicletta in avanti. 1, 2, 3, movimenti sempre più ampi. 4, 5, 6, 7 e 8, ginocchia al petto, braccia lungo le spalle, cadiamo a destra e a sinistra, cado, distendo, fletto e rientro. 1, 2, ginocchia appiccicate, mi raccomando. 3, 4, continuate, continuate, continuate. 5, 6, 7 e 8. Ci fermiamo tutti a destra, gambe distese, spalle bene a terra, piede sinistro che va verso la mano sinistra e il destro che lo segue. 1, 2, 3, 4, 5, maledetto tavolo, 6, 7 e l'ultimo 8. Rientro al centro, piedi a terra, mani in aggancio dietro la nuca. Prima mi sono dimenticata, quindi ve ne faccio fare non 8 ma 16. Allora, espiro. Ginocchia e gomiti, gomiti le ginocchia, inspiro, apro, espiro, ritorno, ed S, in, S e ritorno. 3, 4, 5,
anche qua io vi do l'indicazione del contare, ma è meglio farne 8 fatti bene piuttosto che 16 male. 7. L'ultimo. 8. E ricomincio. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. L'ultimo per davvero. E 8. Testa a terra, mani lungo il corpo, distendo le gambe verso il soffitto. Le scrollo un attimo. Ah, scrollo, scrollo, scrollo. Da qua cosa faccio? Slancio in avanti le gambe e mi porto seduto in dandasana, nel bastone in. Mi metto dritta. Movimento a giochino del giorno. Inspiro, sollevo le braccia, spalle lontane dalle orecchie. Espiro, formo un'onda e scendo in, risalgo. Ed esse scendo, formo un'onda e risalgo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8. Incrocio le gambe e mi porto in quadrupedia, spalla allineata con il polso, ginocchia sotto la linea dell'anca, piede puntato. Inespiro, calcherò indietro il sedere e scivolerò in avanti flettendo i gomiti, petto tra le mani e 8 appoggi. Oh, mi vedete? Da qua, onda in avanti. Oh, fletto le ginocchia, rientro, 8 appoggi e onda in avanti. Il giochino del giorno è questo, dovete oscillare avanti e indietro, ve lo faccio vedere di là, dal laterale. Da qua, quadrupedia, carico indietro, fletto i gomiti, petto tra le mani. Oh, onda in avanti. Fletto le ginocchia, punta i piedi, rientro, 8 appoggi e onda in avanti. Fletto le ginocchia, 8 appoggi, sedere in alto e onda in avanti. Vedrete che se ne fate un po', ragazze, finirete dal fondo del lettino fino a fuori del tappetino, fino a fuori del tappetino. Questo serve per sensibilizzare bene gli 8 appoggi, scaldare bene le spalle. Ne facciamo ancora qualcuno, eh? Carico indietro, appoggio, onda. Oh, punta i piedi, ginocchia, 8 appoggi e onda. Ancora uno, onda, avanti, oh, e mi fermo con la pancia a terra, il petto tra le mani, gomiti stretti, collo del piede a terra, gluteo attivo, inspiro, salgo, cobra, espiro, cane testa in giù. Oh, mi vedete? Sì, dai, mi vedete. Da qua cosa succede? Inspiro, sollevo la gamba destra, fianco chiuso, pino martello, fletto il ginocchio destro, porto il tallone destro vicino al gluteo sinistro e guarderò sotto l'ascella destra. Giochino del giorno, inspiro, distendo la gamba, espiro, ritorno. 1, 2, caricate bene il peso su entrambe le mani a terra, non c'è un abbraccio o non c'è l'altro che sia più carico dell'altro, spingete bene a terra il tallone sinistro, mantenete lo sguardo sotto l'ascella. Ancora 3, ancora 2, e ancora 1, rientro, canna testa in giù, fletto e distendo le gambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello, fletto il ginocchio, tallone sinistro vicino al gluteo destro, guardo sotto l'ascella sinistra. Inspiro, piede a ballerina, espiro, rientro. 1, 2, usate bene anche i polpastrelli sul tappetino che si radicano bene a terra. 4, 5, 6, 7 e ultimo 8, rientro, cane testa in giù, allungo bene. Fletto le ginocchia, guardo in mezzo alle mani, salto, cammino, piedi tra le mani. Allungo in avanti le braccia, indietro il sedere, mi siedo, distendo le gambe. Oh, mi aiuto con le mani.
apro un po' i glutei. Oh. Da qua, inspiro, sollevo le braccia, espiro, creo un'onda e scendo, in, salgo, ed es, scendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, e 8, incrocio le gambe, entro in quadrupedia, portatemi subito sul fondo del tappetino, il giochino l'avete capito, da qua, dalla quadrupedia, spalla allineata con il polso, ginocchia sotto la linea dell'anca, piede che punta, carico indietro, fletto i gomiti e scendo, espiro, 8, appoggi, da qua, onda in avanti, pancia e petto a terra, fletto, punto i piedi, fletto le ginocchia, rientro, 8, appoggi e onda in avanti. In, fletto le ginocchia, sollevo il sedere, S, onda in avanti, punto i piedi, salgo con le ginocchia, 8 appoggi e onda in avanti, spostate sempre avanti poi le mani vicino al petto, fletto, in, S, onda in avanti, fletto, onda in avanti. Oh, molto bene, abbiamo finito il tappetino, mani vicino al seno, spalle che ruotano indietro, collo del piede a terra, gluteo attivo, in, cobra, manteniamo un attimo, ah che bello, fatevi piccoli no con la testa per vedere di avere le spalle, lontani dalle orecchie, le scapole sono abdotti, gomiti vicino al tronco, le mani che spingono verso l'ombelico, collo del piede, gluteo attivo, a terra, 3, col sorriso, 2, e 1, punta i piedi, rilasso, allungo, espiro, canna testa in giù, ok, allungo bene, tallone che spinge a terra, sedere in alto, scelle che ruotano verso il naso, inspiro, sollevo la gamba destra, fianco chiuso, piede a martello, fletto il ginocchio, guardo sotto l'ascella destra, tallone destro che va verso il gluteo sinistro, carico bene il peso su entrambe le mani, il tallone del piede sinistro che spinge bene a terra, inspiro, distendo la gamba, espiro, rientro col piede a martello, in, piede a ballerina, distendo la gamba, ed es, piede a martello, torno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, rimaniamo un attimo con la gamba distesa, aprite bene il fianco, la cresta iliaca destra dovrebbe guardare verso destra, la testa è rilassata che guarda sotto l'ascella, 3, 2 e 1 e rientro, cane testa in giù, fletto e distendo le gambe, 1, continuate, 2, 3, 4, su bene quel sedere, giù bene quei talloni, anche se non ci sono io vi vedo, 7, e l'ultimo, 8, allungo bene nel cane testa in giù, ascelle che ruotano verso il naso, talloni che vanno a terra, sedere in alto, addome attivo, inspiro, sollevo la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello, fletto il ginocchio, tallone sinistro che va verso il gluteo destro, guardo sotto l'ascella sinistra, inspiro, distendo la gamba ed espiro, torno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, rimango con la gamba sinistra distesa, destra rilassata che guarda sotto l'ascella, 3, 2 e 1, piede a terra, oh, allungo bene, cane testa in giù, fletto le ginocchia, guardo in mezzo alle mani, salto e cammino, piedi tra le mani, mani che spingono avanti, sedere indietro, mi riporto seduto, distendo le gambe, oh, mi aiuto con le mani, inspiro, distendo le braccia, onde in avanti, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e l'ultimo, 8, rientro, incrocio le gambe, mi porto in quadrupedia, vado sul fondo del tappetino, ok, da qua, piede puntato, dalla quadrupedia, spalla sotto la linea della
polso, ginocchia sotto le mani nell'anca, carico indietro, espiro, scendo, petto tra le mani, giù, 8 appoggi, onde avanti, oh, punto i piedi, fletto le ginocchia, 8 appoggi, onde in avanti, avvicino le mani al petto, punto i piedi, ginocchia appoggiate sul sedere, onde in avanti, punti i piedi, ginocchia sul sedere e onde in avanti. Ho finito il tappetino, collo le piedi a terra, spalla indietro, in, cobra. Oh, contraete bene i glutei, il bacino non si solleva, tenete i gomiti appena appena flessi, spalle lontane dalle orecchie e canna testa in giù, a lungo. In inspiro, sollevo la gamba destra, fianco chiuso, piede a martello. Fletto il ginocchio, tallone destro vicino al gluteo sinistro, guardo sotto l'ascella. Distendo, in, es, fletto, 1, 2, 3, 4, l'ultimo, rimango su, 5. Guardo in mezzo alle mani e porto il piede destro tra le mani in avanti. Oh, ciao ragazze, come state? Tutto a posto? Il ginocchio rimane allineato alla caviglia. Da qua cosa succede? In inspiro, o rimango sui polpastrelli della mano sinistra, o radico bene a terra tutte e 5 le dita. Provate a rimanere sui polpastrelli. In inspiro, distendo il braccio. E in espiro, la spalla passa sotto il ginocchio destro. Inspiro, distendo il braccio destro. E espiro, spalla che passa sotto 2. 3. 4, 5, 6, se siete stanchi potete appoggiare anche il ginocchio sinistro a terra, 7, e l'ultimo 8, proviamo a rimanere sotto, proviamo a staccare anche la mano sinistra, aprire le ali, aprire le braccia lateralmente, rimango 3, rimango 2, rimango, 1, rientro con le mani a terra, inspiro, allungo, passo lungo indietro con la gamba destra, panca, dalla panca, 8 appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani, oh, onde in avanti, in, salgo, cobra, es, canna testa in giù, fletto e distendo le gambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In inspiro, sollevo la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello. Fletto il ginocchio, tallone sinistro, gluteo destro, guardo sotto l'ascella. Distendo, inspiro, espiro, ritorno. 1, 2, 3, 4, l'ultimo 5, rimango su. Piede da ballerina, caricate bene il peso su entrambe le braccia. 3, 2 e 1. Guardo in mezzo alle mani, piede sinistro tra le mani. Hola chiche, ginocchio in allineamento con la caviglia, polpastrelli della mano destra a terra. Inspiro, distendo il braccio sinistro, espiro, passo sotto. 1, 2. Ricordatevi, non dovete morire, potete appoggiare anche il ginocchio destro a terra. 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo 8, rimango sotto. Provo a staccare anche il braccio destro. Oh, se perdete l'equilibrio non succede niente. Rimango 3, 2 e 3, mani a terra, passo lungo indietro con la gamba sinistra, panca, oh, sistemate bene l'allineamento che la panca non vi fa mai male ragazze, spalla allineata al polso, sedere in linea con la schiena, tallone che spinge indietro, retroversione del bacino, buca che spinge il naso, sguardo in mezzo alle mani, 8 appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani. Onde in avanti, in, cobra, es, canna testa in giù, allungo bene,
flette le ginocchia, guardo in mezzo alle mani, salto, cammino, piedi tra le mani, inspiro a lungo, Ardha Uttanasana, flette le ginocchia, srotto, l'ultimo che sale, alla testa. Ciao donne, non mi vedete più adesso con la telecamera, la faccia è tagliata, ma tanto non mi frega niente, giusto? Oh, da qua, piedi sotto la linea del bacino, toccatevi le creste iliache per capire quanto i piedi devono rimanere aperti rispetto al nostro bacino. Spengo la stufa, donne, se no muoio. Ok, apro bene tutte e cinque le dita del piede a terra, radico a terra, in inspiro srotolo le braccia, salgo sulle punte dei piedi, espiro, fletto le ginocchia, scendo, Utkatasana, ginocchia in linea con la caviglia, uno a fianco all'altro, retroversione del bacino. Da qua cosa succede? Inspiro, ginocchio destro al petto, oh, spalle che tirano indietro, porto le mani sotto il ginocchio, distendo la gamba, piede a martello, espiro, torno, uno, due, tre, e l'ultimo, quattro, provate a rimanere con la gamba distesa in avanti, spalle che tirano indietro, oh, rimango tre, rimango due, rimango uno, rientro, Utkatasana, sedia, inspiro, ginocchio sinistro al petto, mi porto un po' indietro, oh, spalle che tirano indietro, sguardo a un punto fisso di fronte a voi, mani sotto al ginocchio, inspiro, distendo la gamba, piede a martello, espiro, torno, uno, spalle che tirano indietro, piede bene nel centro del petto, due, tre, l'ultimo, quattro, rientro, Utkatasana, espiro, petto sulle cosce, mani a terra, allungo, inspiro, Ardha Uttanasana, recuperate un attimo il fiato in posizione, caricate bene la punta dei piedi senza staccare il tallone da terra, oh. Sedere, ginocchia, caviglia e bacino sulla stessa linea, spalla sotto la linea delle dita, allungo bene, fletto le ginocchia, appoggio le mani, salto, cammino nella panca, oh, dalla panca, otto appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani, uno in avanti, in, cobra, S, cane testa in giù, oh, allungo bene, posso fare anche qualche movimento di scioglimento, inspiro, sollevo la gamba destra, fianco chiuso, piede a martello, fletto il ginocchio, porto il tallone vicino al glutto sinistro, guardo sulla scialla destra, puntate bene col ginocchio verso l'alto, distendo la gamba, piede a ballerina, guardo in mezzo alle mani, piede destro tra le mani in avanti, oh, ve lo faccio vedere sul laterale, perfetto, ginocchio allineato alla caviglia, da qua, inspiro, distendo il braccio destro, espiro, passo sotto, distendo un braccio, distendo l'altro, e rientro, mano sinistra a terra, in, allungo, ed es, passo sotto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, l'ultimo, otto, passo sotto, ragazzi se siete stanche appoggiate a terra il ginocchio sinistro, allontanandolo bene indietro, rimango tre, due e uno, appoggio le mani, punto il piede, extra ruoto il piede dietro, srotolo il braccio sinistro e apro verso sinistra per Parshvakonasana, caricate bene il bordo esterno del piede dietro, spalle lontane dalle orecchie, non sculate, mantenete la coda tra le gambe, dietro come se aveste un muro, la schiena dritta e piano piano scende la mano sinistra, punto il piede, allungo in avanti, in, passo lungo indietro, gamba destra, panca, otto appoggi, ginocchia a terra, aperto tra le mani, guarda in avanti, in, cobra, S, cane testa in giù, allungo e recupero il fiato, calmate il battito cardiaco, talloni che vanno a terra, sedere in alto, sciogliete, vuotano al naso,
Inspiro, sollevo la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello, fletto il ginocchio, tallone sinistro che va verso il gluteo destro, guardo sotto l'ascella sinistra, distendo la gamba, in, guardo in mezzo alle mani, piede sinistro tra le mani in avanti, ginocchio e caviglia in allineamento. Inspiro, braccio sinistro, S, passo sotto, provo ad aprire le ali e ritorno, in ed S, passo sotto, 3, col sorriso che ci contraddistingue, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, fermiamoci sotto. Oh, spingete bene indietro con il tallone destro. Rimango 3, 2, 1, rientro con le mani, mano sinistra all'interno del piede sinistra, extra ruoto il piede dietro, srotolo il braccio, guardo verso destra, caricate bene il bordo esterno, la spalla destra in linea con la spalla sinistra. Rimango 3. Fate un po' di contrapposizione tra ginocchio e spalla sinistra, il ginocchio spinge verso la spalla verso il ginocchio, e uno, mano a terra, punto il piede, in, passo lungo indietro con la gamba sinistra, panca, 8 appoggi, ginocchio a terra, petto tra le mani, oh, onda in avanti, in, cobra, S, cana destra in giù. Fletto le ginocchia, guardo in mezzo alle mani, salto, cammino, piedi tra le mani, braccia che si allungano in avanti, sedere indietro, mi riporto seduto, puff. Ciao ragazze, tutto bene? Da qua, cambiamo giochino. Le mani mi aiutano e aprono sempre i glutei. Fletto le ginocchia, due dita vicino ai glutei o su tutto il polpastrello, apro bene il centro del petto. Ruotate indietro le spalle per fare questo, fate questo movimento. Da qua cosa succede? Stacco il piedino destro e poi il sinistro. Vado in Ardha Navasana. Ginocchio allineato con la caviglia, spingo avanti con il petto, attivo bene l'addome. Inspiro, distendo le braccia. Nell'espiro ruoterò prima a sinistra. Inspiro qua e nell'espiro poi ruoto a destra. Inspiro qua e poi ruoto qua. E continuo. 3. 4, 5, 6, 7 e l'ultimo, 8. Oh, porto i piedi a terra, scrollo un attimo le gambe. Da qua cosa succede? Porto la schiena a terra, ho le mani vicino ai glutei, stringo bene le scapole a terra, uno a fianco all'altro. Mi raccomando, il mento rimane alla fossetta della gola e il collo non si sposta per nessun motivo al mondo. In espiro porterò le ginocchia alla fronte. Oh, stacco bene il sedere da terra e rimango un attimo in posizione. Rimango 3, rimango 2, rimango 1. Formo una C con la schiena, srotolo la schiena, porto i piedi a terra, mi do una mano, oh, cammino in avanti, allungo, inspiro, Ardha Uttanasana, fletto le ginocchia e srotolo, l'ultima che sale è la testa. Quanto tempo sarà passato? Ah, chi lo sa, vediamo che ore sono, 16:01, non so che ora è iniziato, ancora un sacco di cose a fare, speriamo di stare nei tempi. Piedi sotto la linea del bacino. Inspiro, salgo sulle punte, S, scendo, Utkatasana, sedia, mi raccomando, spingete bene quel pube verso il naso, non fate finta, inspiro, ginocchio destro al petto, oh, mani sotto al ginocchio, inspiro, distendo la gamba, espiro, ritorno, ne facciamo ancora uno, in, e ritorno. Adesso cosa succede? La mano destra passa all'interno del ginocchio, mano sinistra al fianco, provo con l'indice medio ad andare a prendere la luce e in inspiro, guardando sempre un punto fisso di fronte a voi, radicando bene a terra le 5 dita del piede sinistro, proverò a distendere la gamba. La spalla tira indietro, state belli dritti, se sentite tanto la tensione sotto la gamba, tenete anche il ginocchio appena appena flesso,
rimango a 3. Ve lo faccio vedere anche dell'altro, ma voi rimanete, mi stendo, spalla che tira indietro, 2 e 1, rientro, Utkatasana, sedia, inspiro, ginocchio sinistro al petto, ora radico bene a terra, le 5 dita del piede destro, mani sotto il capo poplito, sotto il ginocchio, inspiro, distendo la gamba, espiro, rientro, in, distendo, es, torno, mano sinistra, indice medio, che passa all'interno del ginocchio, mano destra al fianco, afferro l'alluce, oh, trovo bene l'equilibrio, da qua distendo la gamba in avanti, spalla che tira indietro, rimango 3, rimango 2, rimango 1, rientro, Utkatasana, sedia, petto sulle cosce, mani a terra, allungo, inspiro, Ardha Uttanasana, fletto le ginocchia, salto, cammino nella panca, 8 appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani, onda, in, cobra, S, canta testa in giù, inspiro, sollevo la gamba destra, fianco chiuso, pila martello, fletto il ginocchio, apro l'anca, guardo sotto all'ascella destra, distendo la gamba, sguardo in mezzo alle mani, piede destro tra le mani, allontano bene il piede sinistro, inspiro, distendo il braccio, braccio destro che passa sotto al ginocchio, distendo le braccia entrambe. Oh, da qua, la mano sinistra si appoggia, extra ruoto il piede sinistro dietro, provo ad andare con la mano a prendermi il fianco, la mano destra riprovo ad andare a prendere il fianco destro, la mano sinistra formerà un arco, apro verso sinistra e provo ad andare a cercare l'aggancio. Come state? Tutto bene? Rimango 3. 2 e 1, mani a terra, srotolo, allungo in, passo lungo indietro, gamba destra, panca, 8 appoggi che non fanno mai male, giù, onda, in, cobra, S, canna testa in giù, inspiro, sollevo la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello, fletto il ginocchio, guardo sotto l'ascella, inspiro, distendo la gamba, piede a ballerina, sguardo in mezzo alle mani, piede sinistro in mezzo, oh, ginocchio e caviglie allineato, inspiro, distendo il braccio sinistro, braccio che passa sotto il ginocchio, distendo entrambe le braccia, rimango 3, sguardo in mezzo alle mani, tirate bene indietro il tallone destro, 2 e 1, mano destra che si porta a terra, extra ruoto il piede dietro e vado con la mano sinistra cercando il fianco sinistro, la mano destra forma un arco e provo ad andare dietro, sguardo a destra, carico sempre bene il bordo esterno del piede dietro, rimango 3, rimango 2, rimango 1, rientro, mani a terra, allungo in, passo lungo indietro con la gamba, panca, 8 appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani, onda, in, cobra, S, canna testa in giù, recupero un attimo il fiato, posso anche flettere, distendere le gambe, sculettare un po' a destra, un po' a sinistra, fletto le ginocchia, guardo in mezzo alle mani, salto cammino, braccia che distendo in avanti, sedere che va indietro, mi porto seduto, oh, ciao, da qua, mani, 2 ditina a terra, fletto le ginocchia, provo a staccare prima una e poi l'altra, distendo le braccia, apro bene il centro del petto, ne facciamo solo 4, inspiro qua, inspiro, ruoto, 1, 2, 3, e l'ultimo, 4, oh, appoggio i piedi a terra, scrollo e lascio andare da davanti le gambe, scrollo un attimo le gambe, da qua cosa succede? Fletterò il ginocchio destro, la mano sinistra prenderà l'esterno del piede, mentre la mano destra prenderà il ginocchio, aprendo il ginocchio lateralmente, posso rimanere con una mano sul ginocchio e una mano sul piede e inizierò a cullare il mio bambino immaginario, se la sento e se riesco posso provare ad andare a prendere con l'avambraccio tutta la gamba,
agganciare le dita e cullare da una parte o dall'altra. Lo culliamo per un po' di volte, avanti e indietro. Il ginocchio rimane sempre allineato alla caviglia. 3. Aprite bene il centro del petto, usate anche l'addome. 2. E 1. Lascio l'aggancio della mano destra, la mano sinistra prende l'esterno del piede. Il braccio destro proverà a passare sotto al ginocchio. Se ci arrivo bene, faccio questo, appoggio una mano a terra e provo a spingere con l'adduttore, quindi con la gamba verso il braccio e con la spalla verso la gamba. Se riesco a mantenere, posso rimanere così, aiutarmi con la mano. Se no, posso provare a lasciare andare, a vedere se rimane su. Se rimane su, appoggio la mano a terra anche con la sinistra e proverò ad agganciare il piede destro, sinistro sopra il destro. Distendo e aggancio. Distendo e aggancio. Quel sorriso, Distendo e aggancio. Se riesco a mantenere l'aggancio, proverò a fare delle piccole oscillazioni avanti e indietro. Le mani sono ben radicate a terra. Proverò a staccare il sedere e a ritornare. Staccare il sedere e ritornare. Staccare il sedere e ritornare. Per chi volesse provare il terzo step, posso provare a staccare il sedere. Da qua cosa succede? Fletterò i gomiti, nel contempo distenderò le gambe verso destra, spingendo con il torace in avanti, per Astavakrasana. E posso ritornare. Posso anche solo fermarmi qua. O se voglio, fletto i gomiti, distendo la gamba torace che va avanti. E ritorno. Lascio piano piano l'aggancio. Distendo le braccia. Come state? Sapete che a me piace tanto Astavakrasana. Ve l'ho messo subito appena potuto. Siamo pronti? Due gambe, due regali, lo facciamo anche di là. Allora, ginocchio sinistro al petto, mano destra che prende l'esterno del piede, mano sinistra che prende il ginocchio, ginocchio che guarda verso sinistra. Inizio a cullare il mio bambino. Se ce la faccio, gli avambracci che passano ad abbracciare tutta la gamba, intreccio le dita e coccolo. Avanti e indietro. Da qua, dopo che ho coccolato, lascio l'aggancio degli avambracci, mano destra che prende l'esterno del piede, il braccio sinistro prova a passare sotto. Guardate bene il movimento, cercate il vostro spazio. Aiutatevi, proprio la spalla che passa sotto, spinge dietro, spalla che passa sotto, mi aiuto e salgo bene. Posso fermarmi qua, gamba che spinge verso la spalla, spalla che spinge verso la gamba. Provo ad appoggiare le mani a terra. Primo step, aggancio 1 e ritorno. Aggancio 2 e ritorno. Se perdo la spalla non succede niente, mi aiuto e passo bene sotto. È normale che la schiena formi una piccola C in questa posizione. Su e giù, su. Se riesco a rimanere su, carico bene i polpastrelli a terra. Oscillate un po' avanti e indietro prima. Secondo me un po' una mano vi dà. E da qua provo a staccare e rientro. Provo a staccare e rientro. Provo a staccare e rientro. Se riesco a staccare bene, stacco il sedere. Fletto i gomiti, distendo le gambe e spingo in avanti il torace. Un movimento unico e fluido. Non pensate, fatelo. È molto più facile. E rientro. Datevi sempre una mano a passare sotto, fate qualche tentativo. Aggancio, stacco, movimento fluido, gomiti, gambe e petto. E rientro. Prima slaccio la gamba destra, poi mi aiuto e slaccio la sinistra. Come state? Circonducete un attimo i polsi. Tutto a posto? Allora, io non ho la più pallida idea di quanto tempo sia passato, ma secondo me siete un po' cotti. Quindi, andrei con un minimo di compensazione. Schiena a terra. Che bello. Da qua, guardate bene cosa succede. Non manterrò il tratto lombare staccato da terra,
ma spingerò sempre con il pube verso il naso, di modo da avere bene il tratto lombare appiccicato a terra. Le mani le porto lungo il corpo, distendo le gambe in alto. Oh, con le ginocchia appena appena flesse. Oh, questo è un ottimo scarico per il tratto lombare e aiuta anche a rilassare le gambe che hanno lavorato parecchio. E rimango lì, con le ginocchia appena appena flesse, i piedi morbidi, posso chiudere gli occhi. Sentire delle gambe che tremano, è normale, è proprio l'affaticamento della gamba e tutto il lavoro che ci abbiamo fatto sopra. Se le gambe tremano non vi preoccupate, è normale. Mi raccomando, controllate sempre la coda tra le gambe di modo da avere bene il tratto lombare a terra. Oh, i piedi sono morbidi, le ginocchia appena appena flesse. Oh, dovreste proprio sentire tanto lo scarico sul tratto lombare. Questa posizione è ottima tutte le qualvolte che vi fa male la schiena. Vi consiglio anche, adesso che siamo tutti un po' a casa, di farlo sul divano e di lasciare anche andare, se avete la possibilità che il divano ci sta, di poter lasciare andare la testa in giù con le gambe belle distese. Magari vi faccio un video a parte come si fa sul divano. Comunque, tutte le qualvolte avete qualche dolore alla schiena, questo è ottimo. Sentirete che piano piano le ginocchia si lasciano andare e si flettono da sole automaticamente sempre verso il petto. Oh, piano piano appoggio i piedi a terra, posso scivolare un po' a destra e un po' a sinistra con le ginocchia. Adesso a questo punto mi potete lasciare andare sul tappetino, il rilassamento lo faccio fare a voi come preferite. E scusate, stavo leggendo i consigli sotto. E il rilassamento ve lo faccio fare a voi come volete, con la musica che preferite, con la vostra copertina sul tappetino, a questo punto anche sul divano. Io vi ringrazio, spero che tutti stiate bene. Non vedo l'ora di rivedervi, di fare lezione con voi. Mi mancate tanto. E sono sicura che questa situazione passerà e che quando sarà passata tutti avremo imparato e capito qualcosa di più di quanto la nostra quotidianità pesi su questo mondo, la nostra frenesia, che ormai è arrivata alle stelle, la stessa natura si sta ormai ribellando e capiremo anche il valore delle persone che magari a volte diamo un po' per scontato perché ci sono sempre nella nostra vita. Scusate, pippone. Detto questo, vi ringrazio, un buon rilassamento. Namaste. Grazie.